Camera Penale 1989 di Locri, unitamente alla Camera Civile di Locri e alla Camera Amministrativa di Reggio Calabria, ha organizzato nei giorni scorsi a Locri un importante convegno dal tema Appalti, Corruzione ed Economia. Tale manifestazione, nel solco della tradizione del confronto culturale che sin dalla sua fondazione nel 1989 la Camera Penale di Locri ha sempre avuto con la magistratura, anche nelle sue componenti associative, con le altre organizzazioni dell'Avvocatura Associata, nonché con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri, ha affrontato temi di scottante attualità e di rilevanza nazionale. Al dibattito hanno preso parte il dottor Mario Condemi, presidente della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di Catanzaro, il professor Aldo Montesano, professore emerito della Bocconi, accademico e presidente degli economisti italiani, il dottor Roberto Politi, presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria e l'avvocato Francesco Tassone del Foro di Milano, noto esperto di appalti pubblici. Dopo i saluti del sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, del presidente della Camera Civile di Locri, avvocato Pasquale Sansalone, del presidente della Camera Penale di Locri 1989, avvocato Mario Mazza, del presidente della Camera Amministrativa di Reggio Calabria, avvocato Rosario Infantino e del presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri, avvocato Gabriella Mollica, ha aperto i lavori del convegno il presidente dell'Unione Nazionale Camere Civili, avvocato Laura Iannotta. La discussione si è incentrata sul nuovo codice degli appalti di recente introduzione, di cui si è evidenziato lo snellimento procedurale in materia di appalti che dovrebbe ridurre sia il livello di corruzione che quello di contenzioso. Si è però rilevato come la nuova normativa presenti spazi di luce ed ombre, atteso che molti aspetti, soprattutto di natura tecnica, necessitano di ulteriori interventi normativi, mentre tutta l'attività di controllo è accentrata all'ANAC anche attraverso la previsione del piano triennale anticorruzione annualmente aggiornato. Nel corso dei lavori, infine, è stata sottolineata la necessità di interventi legislativi tesi a far chiarezza in materia di provvedimenti interdittivi antimafia, in quanto sono state evidenziate numerose contraddizioni che caratterizzano l'attuale applicazione delle norme che regolano la materia e la loro interpretazione giurisprudenziale. Il tema della corruzione negli appalti è un tema che è stato studiato dagli economisti con particolare attenzione negli ultimi 50 anni, perché si è riusciti a costruire modelli teorici per analizzare le condizioni in cui la corruzione negli appalti si manifesta con maggiore facilità, per trovare appunto le condizioni in cui si manifesta con minore facilità. E ci sono dei modelli che specificano cosa occorre fare, come occorre organizzare la gestione degli appalti in modo che la corruzione abbia minori probabilità di verificarsi. Il problema non è presente solo in Italia, è presente in tutto il mondo e questi studi hanno carattere internazionale. In Italia il problema è stato affrontato prevalentemente dal punto di vista giuridico penale, meno dal punto di vista di organizzazione della gestione degli appalti. Quindi c'è da riflettere su questo e vedere come organizzare gli appalti pubblici in modo che non solo venga scoperto e punito il colpevole della corruzione, ma anche per evitare soprattutto che ci sia convenienza ad essere corrotti. È un tema che si pone al crocevia di una serie di riforme di notevolissima portata, che hanno comportato un cambiamento nelle organizzazioni amministrative, quindi nelle pubbliche amministrazioni, e conseguentemente un dovere di aggiornamento anche per gli operatori professionali e per gli avvocati, ovvero per coloro che affiancano nella tutela i cittadini, le imprese ed anche le pubbliche amministrazioni. L'approccio è quello di comprendere il ruolo rilevante e significativo degli appalti nell'economia pubblica rispetto a una vision che è l'Horizon 2020 di progresso e di sostenibilità per l'economia, e al contempo quello di individuare gli strumenti di repressione della corruzione, ma non basta, perché la repressione interviene nella fase nella quale il danno si è già verificato. Gli strumenti di prevenzione della corruzione, in questo
gli operatori del foro, ma anche la magistratura amministrativa, lo Ius Pretorili, ha sicuramente un ruolo significativo nel correggere il percorso le pubbliche amministrazioni. Quindi occasioni come queste sono sicuramente da applaudire. Il foro di Locri ha manifestato una particolare verve. Ringrazio naturalmente chi mi ha ospitato, auspico che altri incontri di approfondimento ulteriore e su sezioni tematiche possano svilupparsi in futuro. Il Tribunale di Locri, il Consiglio dell'Ordine di Locri, questa sinergia tra avvocati, magistrati e anche altissimi professionisti e competenti della materia possono portare a una costruzione di un percorso che possa rendere più idoneo e più diciamo, serio l'applicazione di quelli che sono i principi di diritto che debbono essere sempre tutelati. Noi questo confronto riteniamo che sia necessario. Nell'organizzazione di questo convegno si è stabilita una grande sinergia tra tutte le parti processuali, ci sarà la Procura della Repubblica, ci sarà il Presidente del Tribunale, ci saranno gli avvocati, ci sono cultori della materia di altissimo spessore del livello. Credo che in questo dibattito ognuno di noi uscirà arricchito. Chiaramente attraverso questa attività noi come avvocati del Foro di Locri, di un piccolo centro dell'Italia, riusciamo a tenere un dibattito ad alto livello e infatti oggi sarà presente anche la Presidente nazionale dell'Unione Camere Civili, la quale è venuta per la prima volta a Locri per poter partecipare a questo importantissimo convegno, grazie anche al contributo che sostanzialmente sta dando all'Unione delle Camere Civili dell'Avvocato Lacopo che è nella giunta esecutiva. Cioè Locri sta crescendo, Locri sta diventando un punto di riferimento del dibattito politico, giuridico e giudiziario, anche perché in questo momento particolare, quando si parla di soppressione delle Corti di Appello di Reggio Calabria, quando si parla di soppressione di eventuali tribunali diciamo della periferia, è giusto che la voce dell'avvocatura si elevi e possa affermare che effettivamente alcuni baluardi vanno difesi e vanno difesi con competenza, professionalità e con serietà. Noi riteniamo che questi servono, infatti poco tempo fa è venuto il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e ha dato garanzie sulla permanenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, il che ci soddisfa e ci rende orgogliosi della nostra iniziativa. Come è venuta la Commissione Antimafia che ha sancito che questi diciamo, presidi giudiziari e territoriali vanno salvaguardati e vanno tutelati.